Quando io e Joe abbiamo cominciato a uscire, volevamo esattamente la stessa cosa. Volevamo vivere insieme, ma non ci volevamo sposare, perché ogni volta che qualcuno si sposava si rovinava la relazione. In pratica, niente più sesso. È vero. È uno di quei segreti che nessuno ti dice. Vedevo tutte le mie amiche che hanno figli. Cioè, ho una sola amica che ha dei figli, Alice. E lei si lamentava che lei e Gary non lo facevano più. Non si lamentava nemmeno ora che ci ripenso. Lo diceva così, en passant. Diceva che stavano svegli tutta la notte, che erano esausti tutti e due e che i figli gli levavano ogni impulso sessuale che avessero. Io e Joe li ascoltavamo e dicevamo quanto siamo fortunati ad avere questa meravigliosa relazione. Fare l'amore in cucina, per terra, senza paura che entrino i figli. Poter andare a Roma così, su due piedi. E un bel giorno ero uscita con la figlia di Alice, perché le avevo promesso di portarla al circo. E in macchina giocavamo a io vedo. Io vedo un marciapiede, io vedo un lampione. Lei ha guardato dal finestrino e ha visto un uomo e una donna con due figli piccoli. L'uomo ne aveva uno sulle spalle. E lei ha detto, io vedo una famiglia. E io ho cominciato a piangere. Non lo so, mi è presa così. Sono tornata a casa e ho detto, senti Joe, tanto non ci andiamo mai a Roma così su due piedi. E in cucina, per terra, non... No, mai. C'erano certe mattonelle dure di ceramica messicana. Capisco. Comunque, ne abbiamo parlato per un certo tempo e io ho detto, ecco che cosa voglio. E lui ha detto, beh, io no. E io ho detto, allora è finita. E lui se n'è andato. E lo strano è che io mi sento bene. Ho superato la cosa, l'ho superata davvero. Lui era fatto così. Era il massimo che potesse dare. E ogni volta che ci ripenso sono sempre più convinta che è stato giusto così. Beh, sembri proprio sincera. Già. Ciao! Ti senti bene? Fa niente. Ho bisogno di un Kleenex. Ok. Ok. Mi ha chiamato. Volevo sapere come stai. Bene. Tu come stai? Bene. La mia segretaria è in vacanza, un sacco di lavoro arretrato, un grosso caso a New York e bla bla bla. Io lo ascoltavo e pensavo, ah, l'ho dimenticato, l'ho proprio dimenticato. Ma come ho fatto a pensare di essere innamorata di questo tizio? E poi lui mi faccia una novità. Lei lavora nel suo ufficio, è procuratore, si chiama Kimberly. La conosce da un mese. Quindi dovrebbe essere una donna di passaggio, non dovrebbe essere quella da sposare. Tutto questo tempo io mi sono detta che lui non si voleva sposare. Ma la verità è che non voleva sposare me. Non mi amava. Se lo potessi riavere, lo vorresti? No! Ma perché non voleva sposarmi? Che cos'ho che non va? Niente. Sono difficile. Sei stimolante. Sono troppo strutturata e chiusa in una torre d'avorio. Però simpatica. No, 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 l'ho fatto scappare. Presto avrò 40 anni. Quando? Tra poco. Tra 8 anni. Ma non è tanto. Non lo sai che una 40 anni è in un vicolo cieco? Naturalmente per voi è diverso. Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni. Ma non ce la faceva a tenerli in braccio?